Ci siamo spostati a Viareggio, siamo sulla passeggiata nello splendido locale di Alessandro Pierini, c'è anche Luca Calamai naturalmente come sempre. Ciao Alessandro. Ciao, ciao. Dicevo di questo splendido locale che ormai gestisci da qualche anno in prima persona. Sì, ormai sono diversi anni che è finita la appese le scarpette al chiodo, come si suol dire, e ho cominciato a gestire un po' questo locale che è mio da più di 20 anni, sì, però sì, chiaramente prima se ne occupava più mia mamma e adesso mi sono buttato in prima persona. Mi raccontavi qualche tempo fa che sai fare anche uno spritz. Sì, sono riuscito anche a imparare a fare uno spritz. Lo prenderesti, Luca, uno spritz di Alessandro Pierini? Anzi, l'abbiamo già. Alessandro Pierini, che se fosse oggi Alessandro Pierini guadagnerebbe milioni, perché un difensore come lui ha sbagliato anno, ha sbagliato periodo, era. Ma probabilmente 20 anni fa avrebbero detto la stessa cosa di un difensore degli anni 70, no? È chiaro, i tempi cambiano come tutte le cose, anche il calcio, quindi è un'evoluzione continua, poi dopo se in bene o in male, quello non lo so. Senti, ci ricordi i 2 o 3 momenti speciali del tuo percorso della Fiorentina? Ma allora sicuramente la vittoria della Coppa Italia, perché comunque è la vittoria di un trofeo che nella carriera di un calciatore è un ricordo indelebile, e a Firenze dove non è facile vincere, ancora di più credo, sicuramente la vittoria in Champions a Wembley contro l'Arsenal, che fu una partita con quel gol di Battistuta, grandissimo gol di Battistuta, una partita con i miracoli di Todd, soffertissima in un ambiente straordinario, bellissimo. Mi ricordo ancora la fine della partita, che l'Arsenal fu eliminato dopo quella sconfitta, le persone applaudendo tutto lo stadio, sia noi che loro, proprio una sensazione bellissima. Il rimpianto può essere, oltre al fallimento della Fiorentina naturalmente, ma quello è un altro discorso, il rimpianto personale, la mancata partecipazione ai mondiali del 2002, potevi andarci? Sì, io credo di sì, perché comunque fino all'inizio della stagione 2001-2002 mise Trapattoni mi continuava a convocare, e poi l'inizio di quella stagione tragica a livello personale, poi anche a livello proprio collettivo, mi feci male la seconda partita del campionato, la schiena, e fino a febbraio non sono potuto rientrare. E peccato, perché comunque credo che poter partecipare a un mondiale, anche se poi non andò bene, comunque sono ricordi bellissimi, no? Quindi quello è un grande rammarico. Oggi invece la Fiorentina che cos'è, soprattutto anche alla luce della stagione scorsa, a che punto è della propria crescita la Fiorentina targata commisso? No, secondo me è una squadra che anche l'anno scorso, nonostante non sia stata continua, è cresciuta. Comunque riuscire ad arrivare in finale 2 competizioni, sfortunatamente senza poterle vincere, però è una cosa importante, una cosa che significa che le cose stanno facendo bene e stanno crescendo. Chiaramente nel calcio non è facile, soprattutto in questo calcio dove ormai il denaro è diventato veramente preponderante. Sì, io credo che stiano facendo delle ottime cose, sia dal punto di vista calcistico proprio di campo che fuori, insomma, costruire un centro sportivo come quello di Firenze credo che sia, secondo me, io lo dico già da 20 anni, per una società di calcio è una cosa fondamentale, così come avere lo stadio di proprietà. In Italia siamo un po' indietro in queste cose, perciò aver investito non soltanto sull'acquisto di giocatori, ma aver investito per lo sviluppo poi di tutto quello che è il mondo Fiorentina è importante. Ecco, da difensore come ti saresti trovato nella Fiorentina d'italiano, visto che comunque è una squadra che difende molto alta con la linea quasi a centrocampo? Ma sicuramente il modo di giocare da Fiorentina è un modo di giocare spregiudicato che costringe un po' i difensori a giocarsi spesso uno contro uno, però tante squadre fanno così adesso, ormai il calcio come tutte le cose cambia, è cambiato, e poi c'è chi magari lo fa in modo più spregiudicato come possono essere le squadre italiane, e chi magari invece un po' meno, e questo ti in qualche modo ti obbliga comunque a correre dei rischi,
e ogni tanto questi rischi si pagano, no? Chiaramente. Italiano, visto che lo conosci molto bene, è sempre stato così nel bene e anche nel male, soprattutto nel bene, però anche nel male, nel senso che comunque va avanti giustamente con le sue convinzioni perché crede nelle sue idee. Ma io sicuramente credo nelle sue idee, io credo anche che faccia bene a credere nelle sue idee. Un allenatore che in 5 anni ha scalato diverse categorie, ha vinto campionati, ha fatto bene dove è andato, quindi significa che il lavoro che sta svolgendo è un lavoro ottimo. È chiaro che poi qualsiasi allenatore, così come qualsiasi persona, non si può fossilizzare, no, su delle idee, deve avere anche la capacità e l'elasticità mentale di poter cambiare, e credo che lui l'anno scorso l'abbia fatto cambiando modulo, no, in un certo momento della stagione quando le cose non andavano bene. Credo che comunque anche per lui sia un percorso di crescita, perché poi quando ti trovi in difficoltà è giusto anche porsi dei dubbi su quello che stai facendo, cercare di trovare soluzioni, alternative. Credo che lui l'abbia fatto, la squadra ha risposto, perché la finale di stagione della Fiorentina è stata straordinaria, un ottimo, certo, finale di stagione. Peccato che non sia culminato con una vittoria di un trofeo che credo avrebbe meritato la squadra e la società per quello che stanno facendo, e l'anno prossimo si spera che possano ripartire ancora più competitivi. Alessandro, c'è una storia curiosissima in questo momento del mercato della Fiorentina che, ti devo dire la verità, nessuno meglio di te ci può aiutare a tradurre, no? Allora, noi avevamo negli occhi l'ultimo Igor, un disastro, con Igor che prende un gol su Nzola con rimessa dal portiere, Igor che sbaglia, non da solo, ma sbaglia nella finale di Praga. So che Italiano era irritatissimo con lui, non ti dico, non lo voleva vedere più, ma quasi. Poi scopri che fra un'ora, magari domani, massimo dopodomani, Igor va al Brighton, ma non al Brighton di una squadra, di un allenatore misterioso, al Brighton di De Zerbi, e lo paga 16-17 milioni più bonus. Stiamo sbagliando noi nel valutare Igor, oppure, non so, De Zerbi ci vede un qualcosa di speciale in questo giocatore? Ma allora, sicuramente anche il modo di giocare di De Zerbi è molto simile a quello di Italiano, cioè le squadre di De Zerbi sono squadre molto propositive, squadre che giocano sempre, cercano di giocare sempre nella metà campo avversaria, quindi sicuramente anche lui avrà visto in Igor un giocatore adatto alle sue idee di gioco. No, io credo che Igor sia un ottimo giocatore, ha fatto vedere soprattutto 2 anni fa, e forse nessuno se l'aspettava, nessuno. Ottime cose. Quest'anno ha pagato un po' un calo di forma, sia a livello fisico che a livello mentale. Poi io dico sempre, un difensore rispetto a un centrocampista e un attaccante ha sempre un po' meno ricorsi tecnici, no? Quindi lavora molto su quello che è la fisicità, lavora molto su quello che è l'attenzione, la concentrazione. Nel momento che vengono a mancare questo, nel momento in cui cominci a avere un po' di problemi a livello fisico e non sei al top, puoi comunque cascare in errori e magari in brutte figure. No, io credo che sia un giocatore, un ottimo a giocatore. Te l'avresti tenuto, Igor? O a queste cifre è giusto dare? Se si parla di soldi, no, per dire, diventa, perché ovviamente alla fine è una valutazione quasi a 20 milioni. Sì, cioè, no, no, è chiaro. Allora, io parlando del giocatore l'avrei tenuto, perché comunque è un giocatore che già 2 anni che lavora con Italiano, sa quello che vuole il mister sa quello che può dare il giocatore. Poi quando si entra poi nelle valutazioni economiche, la società insomma avrà valutato capire se e chi potrà prendere, insomma sono valutazioni che poi diventa difficile fare da fuori. E l'altra faccia di questa, del curioso percorso di carriera di un ragazzo, di un giocatore, è invece Ranieri, rimasto tra l'indifferenza generale, anzi dicevano ma possibile, si tiene un giocatore faticato in Serie B eccetera eccetera, e entra, viene utilizzato anche in situazioni di grande difficoltà, penso alla partita con la Juventus, e dimostra una solidità mentale prima ancora che tecnica sorprendente. Ecco, è un giocatore che secondo te può ancora crescere, o è questo il livello? No, secondo me può ancora crescere. Dico una cattiveria, René è un giocatore italiano, un giocatore che è cresciuto lì, e Igor è un giocatore straniero, non per Igor chiaramente, però in Italia si tende molto a lo straniero piace, l'italiano è normale, sì,
Vi ripeto, è una cattiveria. Io credo che invece dovremmo cercare di valutare più i nostri giovani, perché comunque ci sono, non a caso l'Under 19 ha vinto qualche giorno fa, una settimana fa, quindi significa che i calciatori ci sono, hanno bisogno chiaramente di un percorso di crescita, perché a 19 anni sono magari ottimi giocatori, però hanno bisogno di crescere, e si cresce solo giocando, solo buttandolo in campo e con questo fanno esperienza. Ecco, ma adesso che caratteristiche deve avere il difensore che dovrà far coppia con Milenkovic? Tra i nomi che sono stati fatti e sono stati accostati alla Fiorentina c'è anche quello di Nicolau, però probabilmente, voglio sentire il tuo parere, è lecito attendersi qualcosa di meglio, con tutto il rispetto per Nicolau. Ora, sicuramente le caratteristiche è un giocatore veloce, perché comunque come gioca la Fiorentina d'italiano, lasciando 50-60 metri di campo alle spalle, la possibilità magari anche in una determinata situazione di poter recuperare uno svantaggio, no? Rispetto all'attaccante. Quindi sicuramente un giocatore veloce e un giocatore comunque tecnicamente abile, perché adesso non soltanto le squadre italiane, comunque adesso i difensori sono, cioè i portieri sono i primi. Ormai si parte dal portiere, cioè il portiere è un difensore. Il difensore, forse anche un centrocampista, direi. E quindi sicuramente deve essere un giocatore che anche dal punto di vista tecnico, non soltanto tecnico, ma anche dal punto di vista mentale, capace di poter giocare con facilità la palla, cercare soluzioni, cercare superiorità numerica in una determinata zona del campo. Io credo che le caratteristiche siano queste. I nomi, sì, probabilmente dobbiamo aspettarci qualcosina in più rispetto a quello che ha i nomi di Nicolau, però non è facile. Ecco, ma secondo te Martinez Quarta è migliorabile oppure ha raggiunto il suo massimo livello? È un giocatore che alterna buone partite ad altre in cui commette delle ingenuità, degli errori clamorosi? Ma io credo che quest'anno sia stata un po' la prerogativa, no? dei difensori della Fiorentina. Alternare momenti buoni, molto buoni, a partite che effettivamente sono commesse degli errori anche abbastanza ingenui. E io ci punterei, secondo me è un giocatore che piace, è sempre piaciuto, e io credo che possa andare ancora tanto e possa crescere ancora. Alessandro, io credo che bisogna anche non chiedere tutto ai giocatori, cioè c'è questa volontà, soprattutto per quanto riguarda, devo dire, i difensori, di chiedergli sempre qualcosa in più. Cioè, ora facevo riferimento a Quarta, no? Parlavo con i tuoi ex compagni, colleghi, cioè a Quarta nell'ultima parte del campionato è stato chiesto in fase di possesso palla di alzarsi e fare il mediano. E delle volte poi faticava a ritrovare la posizione sui capovolgimenti di campo. E al portiere si chiede di giocare di piede, al terzino, al centrale si chiede di alzarsi, il terzino deve attaccare ma deve coprire la fascia. Io credo che per questo tipo di calcio molto aggressivo i due centrali, ragazzi, hanno una responsabilità grossissima e anche poco aiuto, perché ricordiamolo, lui dice, giustamente diceva Lorenzo, con 30 metri scoperti, ma anche uno contro uno. È veramente il top del top delle difficoltà. Sì, ma io credo che è un po' l'evoluzione del calcio, no? Una volta si giocava con, diciamo, una copertura dietro, che era quella del libero, quindi marcatura a uomo, sapevi comunque che se c'era un errore c'era sempre chi ti poteva coprire. Poi dopo il libero è sparito, abbiamo cominciato a giocare in linea, quindi già po' meno copertura, comunque sì, c'erano, sono le coperture, però erano difese in linea. Adesso il calcio si è ancora talmente evoluto che tantissime squadre giocano praticamente uno contro uno, a tutto campo, no? E questo non è semplice assolutamente, quindi è chiaro che non è facile fare il difensore anche oggi. Perché se il centravanti sbaglia un'occasione, magari ne ha una dopo e non lascia il segno, un difensore commette un errore e mette l'avversario davanti alla porta. No, sicuramente fare difensore a oggi non è facile, sia dal punto di vista della fase offensiva, che comunque si chiede a un difensore non di passarla come facevo io a Rui Costa, di impostare, di salire, di cercare superiorità numerica, di fare la scelta giusta, di saltare una linea di pressione della squadra avversaria, quindi. E poi in fase di non possesso ti giochi uno contro uno, magari anche con attaccanti che hanno caratteristiche differenti dalle tue, magari sono più veloci, magari. Quindi sicuramente non è semplice fare il difensore nel calcio di oggi, perché il calcio è cambiato,
e però è questo, quindi... No, e devo dire anche, questo gli va detto, ha ragione, che oggi non a caso i difensori non ti dico che costano più di un centravanti, quelli forti, ma perché c'è la riconoscibilità che quello bravo sposta gli equilibri. Sì, un tempo si diceva che il difensore ci si fa in casa, invece ora è cambiato anche questo. Sì, no, è totalmente cambiato. Io credo che forse il cambiamento più grande degli ultimi 20 anni riguarda proprio il ruolo del portiere e il ruolo del difensore. Comunque il portiere prima probabilmente con i piedi non ci giocava mai, adesso è veramente un centrocampista, è un giocatore aggiunto, crea superiorità numerica, tante squadre. Io mi lessi un'intervista di Gasperini, sì, di un paio di anni fa, un anno e mezzo fa, dicendo che la prossima rivoluzione è il portiere che si mette a giocare e allarga due centrali e fa il terzo centrale. Quindi, cioè, è così. E quindi da un portiere si richiede anche qualità tecnica. Lo stesso vale per i difensori. E allora, a proposito del portiere, la Fiorentina come può alzare il livello rispetto a Terracciano? Innanzitutto ti chiedo anche un giudizio su Terracciano, se è arrivato al massimo a questo punto delle sue possibilità. Tra l'altro ricordiamoci che lui comunque è sempre stato un secondo, però poi quando è arrivata la Fiorentina è riuscito sempre a battere la concorrenza di coloro che arrivavano avendo un curriculum superiore rispetto a lui. Ma è sicuramente un portiere che ti dà tranquillità, ti dà sicurezza, perché comunque è come si dice, un classico giocatore che sa quello che ti può dare, no? Difficilmente ti fa errori clamorosi, no? Chiaramente, come hai detto tu, parte sempre come secondo e alla fine riesce a vincere la concorrenza, no? Significa comunque che chi lo allena, quindi il portiere italiano, l'allenatore dei portieri, riesce a vedere in lui comunque una sicurezza. Quindi in questi 2 anni è stato così, ora l'anno prossimo si vedrà, insomma. Forse potenzialmente altri portieri erano più forti, però poi dopo alla fine... Poi sai cosa dicono, Alessandro? Che Terracciano ha uno splendido rapporto con tutta la linea difensiva. E te mi insegni, perché ha fatto difensore centrale, che il feeling difensore centrale portiere è importantissimo, anche per un fatto proprio di fiducia, e quindi lui parte dal grande riconoscibilità, riconoscimento che ha, sì, sì, dai suoi compagni, e questo pesa. Sicuramente, no, poi il senso di tranquillità che può darti un portiere, un giocatore, un difensore lo nota, lo sa, quindi lo sente, ti dà anche sicurezza, ti dà fiducia proprio anche a te che sei davanti a lui. Insomma. Ecco, ma con un portiere volevo chiedergli a proposito dei portieri, cosa pensi di Audero, visto che si continua ad accostare il nome di questo portiere alla Fiorentina e sembra essere uno degli obiettivi più caldi. Ah, sicuramente un ottimo portiere, probabilmente qualitativamente superiore a Terracciano. Poi gioca Terracciano, ve lo dico, se viene Audero alla gioca Terracciano un'altra volta. Ho capito, magari... può darsi che poi dopo veramente arriva Dero. E allora Musso, per esempio, è più forte? Viene Musso e gioca Terracciano. Forse con Musso qualche dubbio in più ce l'avrei, secondo me a livello superiore. Però, ripeto, per noi diventa difficile, per chi è lì li vedono tutti i giorni, magari è più facile capire. Tra i due preferirei Musso. Allora chiudiamo parlando degli attaccanti. Anche un attaccante, sì. Perché un difensore non può non parlare degli attaccanti. Allenatore anche. Difensore, allenatore, leader. Alessandro Perini è stato un leader quando giocava. Allora c'è questo grande desiderio da parte di italiano di riprovarci con Jovic. E ti devo dire, Alessandro, che tra gente di calcio l'idea di provarci ancora, perché il valore oggettivo del giocatore è molto alto. Italiano ha parlato di un giocatore che lui ha visto con la testa diversa, perché giustamente i dubbi su questo giocatore nascevano proprio dal comportamento, dall'atteggiamento e da tutto. Cabral, anche devo dire, anche nella partita contro il Parma, ha avuto una palla, ha fatto un gol bellissimo, sembra diverso, più goleador, però Cabral, il livello di Cabral sembra questo, però la tua valutazione in questo caso è molto più importante. Allora, io credo che sia Jovic un giocatore molto più forte di quello che fino adesso ha dimostrato. Il perché, probabilmente, come diceva il mister italiano, problemi un po' di testa, però è un giocatore che a me è sempre piaciuto e che effettivamente mi ha un po' deluso, anche se poi ha avuto momenti dove ha fatto bene. Se italiano
dice questo significa che chiaramente sa il valore del giocatore, certo. E sa che con una testa diversa può essere un giocatore molto importante. Cabral, come hai detto tu, è un giocatore che la stagione scorsa, dopo tanti dubbi, ha fatto bene, ha fatto molto bene. Io credo che ha ancora margini di miglioramento. Che poi un giocatore, quando si sente la fiducia intorno, può ancora crescere. Però sicuramente ci vuole un giocatore. Ecco, comunque, a proposito di attaccanti, la Fiorentina segue sia Dià della Salernitana che Nzola. Nzola credo che tu lo conosca abbastanza bene, per cui voglio sentire il tuo parere. Ma secondo me è un ottimo giocatore, io credo che potrebbe essere un ottimo acquisto per la Fiorentina. Giocatore con caratteristiche un pochino diverse, molto più fisico magari rispetto agli altri. E poi credo che una società come la Fiorentina, una squadra come la Fiorentina abbia bisogno di alternative, perché comunque quest'anno credo che se avessero avuto un attaccante in più, probabilmente nei momenti in cui Jovic non c'era, il Cabral non stava facendo bene, sicuramente avrebbe fatto comodo, considerando anche tutti gli impegni che ha avuto la squadra quest'anno. E da allenatore ti chiedo come cambia lo sviluppo di gioco della Fiorentina con Arthur in campo. Arthur davanti alla difesa, presumibilmente. Allora, Arthur è il classico giocatore che per italiano diventerà il fulcro, no? Un giocatore che, devo dire, a me, quando l'ho visto a Barcellona, mi ha impressionato, e poi invece la Juventus non... Mi ha deluso, e probabilmente a Barcellona l'avevo visto poco, un paio di volte, nelle partite che l'avevo visto, tra l'altro in Champions League, mi era piaciuto tanto. Qui in Italia l'ho visto più volte e in effetti manca molto, non ha molto passaggio lungo, gioca molto sul corto, spesso la giocata la rallenta. E pensavo a un altro tipo di giocatore, però ripeto, i giocatori poi vanno valutati, non si può dare una valutazione per un anno, per due anni, i giocatori cambiano, maturano, si trovano meglio con un allenatore piuttosto che un altro, una piazza piuttosto che l'altra, le qualità ce le ha, un giocatore che comunque ha giocato in squadre importanti, e se italiano riuscirà a trovare la giusta via, è un giocatore che può diventare veramente il fulcro del gioco della Fiorentina. Bisogna ritrovare quel giocatore del Barcellona che dicevi di aver visto, sì, e ti aveva colpito. Mi era piaciuto tantissimo. E in Italia invece no. Poi, probabilmente conta anche la situazione ambientale, l'allenatore che non è quello ideale, magari. Capire anche, insomma, nel contesto in cui giochi, nella squadra in cui giochi, come gioca una squadra, insomma, giocare nella Juventus non era facilissimo, no? Rispetto a un giocatore che veniva da Barcellona, che è tutto un altro tipo di idea di calcio, di gioco, quindi insomma non era facile. Comunque, no? L'ultimissima da parte mia, lo vedi più regista o più mezzala? No, secondo me è un play davanti alla difesa, totale. Luca, ti ha soddisfatto? Perfetto, avevo dubbi. Mi raccomando, venite, si sta d'incanto, un paradiso da Alessandro Perini. Adesso vai a sistemare tutti i tavoli e a lavorare. Cominciare a preparare per gli spritz. Fa la formazione dei tavoli. Grazie Alessandro. A voi, ciao.